Il porridge di avena è una delle colazioni più amate e al tempo stesso una delle più odiate. È sana, nutriente e saziante ed è adatta a tutti, piccoli, grandi e sportivi. Sul mio canale YouTube avevo proposto ormai tantissimi anni fa la ricetta base del porridge perfetto. Ecco finalmente un aggiornamento con la ricetta definitiva del porridge d'avena, dove vi svelo anche i miei tre segreti per un porridge cremoso che ve lo farà letteralmente amare. Se siete curiosi di scoprire come si prepara il porridge perfetto e i tre segreti per renderlo cremoso, guardate il video fino alla fine. Partiamo dai fiocchi, pesiamoli e mettiamoli in una ciotola. Aggiungiamo l'acqua bollente e un pizzico di sale. Il sale esalta il sapore dei fiocchi, mi raccomando, non omettetelo. Mescoliamo bene con un cucchiaio e lasciamo idratare i fiocchi per 10 minuti. Questo passaggio è fondamentale per rendere i fiocchi morbidi e più digeribili. È possibile idratare i fiocchi anche la sera prima e conservarli in frigorifero, così al mattino saranno già morbidi e pronti per essere cotti e risparmierete tantissimo tempo. Trasferiamo i fiocchi idratati in un pentolino, aggiungiamo la bevanda vegetale e portiamo a bollore mescolando regolarmente. Il primo segreto per ottenere sempre un porridge cremoso è quello di utilizzare una bevanda vegetale. Le più indicate? Soia, avena e mandorla. Il secondo segreto è quello di aggiungere un grasso buono come il burro di frutta a guscio, oppure olio di cocco, burro di cacao o cioccolato fondente. Il terzo segreto è quello di aggiungere frutta in purea in fase di cottura, come mela, pera, kaki o banana schiacciata. Cuoce il porridge per circa 5 minuti o fino a quando risulterà denso e cremoso. Vi consiglio di non farlo addensare troppo ai fornelli, in quanto raffreddandosi si rassoderà ulteriormente. Per rendere il porridge d'avena ancora più nutriente, vi consiglio di aggiungere mezzo misurino di proteine in polvere a fine cottura. È del tutto facoltativo, ma personalmente le aggiungo sempre. Anche le proteine in polvere aiuteranno il vostro porridge ad essere più cremoso. Scegliete voi la consistenza che preferite. C'è chi lo ama più liquido ed aggiunge un po' di bevanda vegetale una volta impiattato e chi, come me, lo preferisce più denso e cremoso. Completate il porridge d'avena con la frutta fresca, i semi, la frutta secca ed essiccata che preferite. Nel mio porridge non può mai mancare un bel cucchiaio di burro di mandorle. Il porridge è ottimo anche nella versione salata, trovate la ricetta qui sul canale. È invitante, vero? Adesso non vi resta che prepararlo seguendo tutti i miei consigli e sono certa che anche voi amerete il porridge d'avena. Se il video vi è piaciuto e lo avete trovato utile, vi chiedo di lasciarmi un bel pollice in su, in modo che possa arrivare a quante più persone possibili. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale per non perdere nemmeno uno dei miei contenuti. Alla prossima, ciao!